Fammi 3 punti, non chiedermi niente, dimmi che hai bisogno di me. Tu sei sempre mia, anche quando vado via, che è solo l'essere Roma per me. E andiamo, cazzo, e andiamo. Trasferta e partita difficile, come si evidenzia al primo tempo. Parte questi sono riusciti a far veramente peggio del Benevento, perché oltre al pulmino da Roma al primo tempo ci hanno messo pure il pulmino che gli ha prestato a Roma, ci hanno messo di tutto. Un primo tempo dove ci hanno messo di tutto, in 10 dietro la linea del pallone, Bonazzoli sempre alto, poco più alto, ma sempre nella metà campo loro. Primo tempo è stato invalicabile, è una Salernitana invalicabile, insormontabile, insuperabile. Vabbè che ci abbiamo messo pure del nostro però, perché sulle corsie esterne non abbiamo mai cercato l'uno contro uno, siamo stati lenti e compassati, non c'avevamo questa manovra fluida, no? Verticalizzazioni, imbucate, giocate che poi al secondo tempo è esploso e è uscito fuori tutto. Primo tempo difficile, ma veramente contro una squadra che non è che ha fatto un catenaccio, ci ha messo proprio la curva oltre che il pulmino davanti la porta. Al secondo tempo siamo usciti trasformati. E è cambiata la sinfonia, pulmini, non pulmini, curva, non curva, davanti alla porta gli abbiamo rotto il culo, a livello qualitativo siamo usciti fuori, perché come da programma, come sulla carta, siamo più forti e gli abbiamo fatto un bucio da culo così grosso, ma soprattutto sugli scudi, un Pellegrini che ragazzi, con le parole, con la stima, comunque sia, con l'incoraggiamento, ma con tanta fiducia data da Mourinho, è un Pellegrini che questo inizio di campionato è totalmente trasformato. È un Pellegrini che al secondo tempo cambia volto, trascina la Roma insieme a tutta la Roma stessa perché abbiamo cambiato totalmente registro. Abbiamo puntato sulle corsie esterne, abbiamo giocato veloci, non siamo stati compassati, gioco in verticale, in bucate e finalmente poi è arrivato anche il gol del Panterone de Tammy Abraham. Gliel'hai fatta, amore mio, grande. Meritato, perché dopo l'ennesima grande prestazione di sacrificio, dove oltretutto al primo tempo ci hanno preso a martellate, ci hanno menato come muratori, va bene metterci i blocchetti davanti alla porta, ma menavano come Fabbri. Nonostante la partita, un'altra partita bella, no? Dove ti sei sacrificato, hai giocato per la squadra, finalmente hai trovato il gol. Ma che gol hai fatto, Panterone mio? Che gol hai fatto? Che gol hai fatto? Che cosa hai fatto? Che gol hai fatto? Un destro a giro, capito? A giro, lo do, ma l'ha presa bene, l'ha impattata a palo, gol. Portiere solo a fare le fotografie. Clicca, 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 clicca. Pure il gol dei Pellegrini, tanta roba. E il secondo gol era doppio da Roma, azione Mkhitaryan, Magasdorp, Veretout, tutta roba, troppa roba. Veramente una Roma al secondo tempo trasformata, una Roma che poteva pagare gli sforzi di aver giocato 4 partite di fila, bene o male con gli stessi giocatori, ad eccezione di un Zaniolo squalificato e dentro Carles Perez che ha fatto un'altra buonissima partita, invece siamo usciti fuori di carattere. Questa Roma fisicamente ci sta bene e la qualità si è vista. E con la qualità abbiamo smontato tutto quella, capito, tutto quell'ambaradam che hanno montato là davanti e gli abbiamo tirato giù la porta, portandosi a casa un risultato importante prima della sosta della nazionale, perché era una trasferta difficile, una trasferta calda, era una Roma che veniva da 4, anzi già da 3 partite consecutive giocate con la Coppa de mezzo, c'erano tante situazioni. Però siamo venuti fuori. Questa piano piano è la Roma di Mourinho. Io vi dico karma, godemosi il momento, continuiamo, ripeto, a volare bassi, piedi per terra e umiltà. Siamo all'inizio, non abbiamo fatto ancora niente, ma è un inizio diverso, una Roma diversa, mentalmente diversa, sul campo cattivo e cattiva e soprattutto che gioca. Quando si accende un buonissimo calcio, compatti, stretti, difendiamo bene perché non hanno fatto un tiro in porta che un tiro in porta e attacchiamo con qualità quando non siamo compassati, quando siamo veloci e giochiamo con verticalità, ma soprattutto sfondiamo anche dalle corsie esterne. Quindi passando dai terzini che Vigna ha fatto un'altra grande partita e Castorp ha fatto un'altra buona partita, perché pure le azioni dei gol partono anche dalla fascia di Ricca Castorp. Però calma,
Teniamo a bada gli entusiasmi, godemos il momento, mo vedemo se sti ultimi due giorni di mercato, perché ci arrivano indizi importanti proprio dalla Reghi di Salerno. Vigliar è spedito in tribuna per scelta tecnica. Non c'è mai scelta tecnica, perché all'ultima addirittura è entrato, all'ultima partita è entrato. Quindi presumibilmente è un indizio grosso di mercato che c'è una squadra vicina a Gonzalo Vigliar, e con buona probabilità, come abbiamo sempre detto nell'angolo romano e come ho sempre detto pure in solitaria, se parte uno tra Vigliar e Diawara sarebbe arrivato il centrocampista desiderato da Mourinho, ma soprattutto perché Pinto nel prepartita ha confermato che aspetterà l'ultimo giorno di mercato proprio per la Roma. Aspettiamo e vediamo, ma è un grosso indizio. Ripeto, adesso godiamo il momento, bella partenza, stiamo crescendo, stiamo mettendo tassellino per tassellino, no? Questa mentalità che manca nella vita è sempre di più la Roma de Mourinho. Faccio un applauso a tutti al secondo tempo, perché Pellegrini partita mostruosa, Abraham finalmente, amore mio, il panterone ha segnato, buona partita anche di Mkhitaryan, buona partita di Carles Perez, veramente partita strepitosa di Vigna, bella partita, tutti, partita generosa, corretta, comunque sia pulita di Cristante, bene tutti. Andiamo avanti così, adesso famo riposare sta squadra, c'è chi partirà che è nazionale, gustiamo se sto finale di calcio mercato, perché potrebbe regalare sorprese. Fatemi sapere quello che pensate voi, e sempre, 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 forza grande Roma!